Buongiorno amici della Clessidra e ben ritrovati ancora una volta ad un nuovo appuntamento. Anche oggi parliamo di vintage, ma ovviamente lo faremo dopo la sigla. Bene, eccoci qua. Come avrete sicuramente intuito, parleremo di Hamilton. Hamilton è uno di quei brand che maggiormente apprezzo io, una di quelle fasce entry level che però progetta orologi davvero interessanti. Parliamo di un Hamilton vintage, ve lo faccio vedere. Ed è molto interessante perché questo vecchio Hamilton di circa inizio anni 90 ha un movimento Le Mania 1341, quindi come già detto è un orologio molto interessante, ma scopriamolo più nel dettaglio con questa recensione. A voi il video. Bene, vediamo subito l'orologio da vicino e parliamo di dimensioni. Abbiamo un diametro di 39 mm, un lug to lug di 41, un'altezza compreso il vetro leggermente bombato di 11 mm ed un'ansa di 20 mm. È importante dire che 39 mm sono un'ottima dimensione, quindi non troppo grande ma nemmeno troppo piccolo. Parliamo ora del calibro, un Le Mania 1341 deriva dal 1340, solo che questo ha ben 17 rubini anziché 22. È interessante perché ha due lancette dei secondi, una dei quali in realtà segna i minuti cronografici, ed è particolare perché è strettamente collegato con il calibro Omega 1040-1, in realtà sono quasi identici. Passiamo ora al quadrante, una base nera con indici stampati di color bianco. Al centro il vecchio logo di Hamilton con la dicitura Hamilton Automatic. Molto interessanti i due sottoquadranti poiché presentano una lavorazione a cerchi concentrici sulla parte interna. Le lancette invece le vediamo scorrere, uno per quanto riguarda i secondi continui e l'altro per quanto riguarda le ore cronografiche. Bella la granulosità del quadrante, presenta anche quella che è la ghiera tachimetrica all'interno. Ancora più in basso possiamo vedere la dicitura T Swiss Made T. Questo sta a significare che le lancette e anche gli indici sono coperti di trizio. Adesso ci spostiamo a Retrain, dove possiamo notare quella che è la finestra data. Base bianca e indice in nero e soprattutto notiamo quella che è la cornicetta, ovviamente stampata, di colore bianco. Cambiando leggermente angolazione andiamo ad analizzare quelle che sono le lancette. Subito notiamo la doppia lancetta dei secondi, in realtà come già detto prima una è dei secondi cronografici e l'altra dei minuti cronografici, e quest'ultima si presenta a forma di aeroplanino con la punta rossa e la base nera. Vediamo le altre lancette che sono rispettivamente con base nera e finitura bianca e, come già detto prima, ricoperte di pasta luminescente al trizio. Una curiosità, questo tipo di lancetta a forma di aeroplanino la riscontriamo anche in altri modelli, come ad esempio il Tissot Navigator. Spostiamoci ora di lato e notiamo subito la grossa corona di Hamilton con la H appunto di Hamilton, corona che si presenta con grosse ziglinature per una facile presa. Notiamo anche i due tasti a pompa molto particolari perché sulla parte superiore notiamo che sono arrotondati e possiamo notare anche una cosa molto gradita che è l'ansa forata, molto gradita perché ci permette un facile sgancio del cinturino. Giungiamo infine al fondello che ci giunge in ottime condizioni poiché è provvisto ancora di pellicola e vediamo al centro la serigrafia con quello che è il vecchio logo di Hamilton, dicitura Hamilton Watch & Co. Lancaster, Pennsylvania, USA. Bene, siamo giunti ora alla prova polso, è un orologio di dimensioni contenute, facile da indossare e che soprattutto non dà impedimenti alla mano. Ragazzi, qui non si parla di effetto wow, ma è un orologio per chi non ha nulla da dimostrare. Assolutamente promosso. Bene amici, spero abbiate gradito il video, come sempre le solite raccomandazioni, un bel like, condividete il video e iscrivetevi al gruppo Telegram così da poter parlare con i diversi appassionati. E che dire ragazzi, ci vediamo al prossimo video, un saluto dalla Clessidra di Ema e ciao!